Grazie Presidente. L'ordine del giorno 1826, che trae spunto dall'articolo 3, che è frutto di un emendamento da parte della Giunta, in cui rafforzano con una proroga dei contratti a tempo determinato alcune figure. Ora, al di là di qualsiasi polemica in merito, io credo che se effettivamente c'è la necessità di potenziare l'attività della Giunta, evidentemente è nell'ambito sanitario, e in primo luogo c'è la necessità di potenziare la DG Welfare, in quanto non lo diciamo solo noi come opposizione, ma lo dice anche il Ministero tramite Agenas, che la DG Welfare deve essere potenziata, in quanto fino ad oggi non è riuscita a prendere in mano la situazione relativamente a quella che era la legge 23. Agenas ha specificato quale deve essere il percorso, un rafforzamento della DG Welfare molto corposo o addirittura in alternativa la creazione di una TS unica. Adesso, in attesa di andare a discutere di quello che sarà il destino del sistema sanitario lombardo, è evidente che sia necessario andare nella direzione di un rafforzamento delle risorse umane nell'ambito della DG Welfare. È scritto nella relazione di dicembre di Agenas e così deve essere fatto se vogliamo effettivamente andare in una direzione in cui si possa migliorare quello che è il nostro sistema sanitario. A ciò aggiungo che nel giro di qualche giorno compirà 2 anni la legge che era stata appunto approvata da questo Consiglio regionale sull'agenda unica. Ora, in 2 anni non siamo riusciti a mettere insieme l'agenda unica pubblico-privato e intramenia. Ora, io credo che sia anche difficile andare a rintracciare di chi siano le responsabilità, perché si entra dentro in un ginepraio in cui non se ne esce più. Io dico una cosa, che se i nostri direttori generali delle ATS e delle SST vogliono ricevere il premio di risultato, nel 2021 due cose dovranno osservare. Uno, agevolare il percorso di riordino del sistema sanitario regionale come indicato da Agenas. Ci sono delle prescrizioni, quindi c'è obblighi di legge a cui adempiere, e a questo ci si deve attenere. E due, devono realizzare l'agenda unica. Non mi interessa di chi è la colpa è di Aria, la colpa è della Giunta, la colpa è dei dirigenti, basta che ci si mette d'accordo, e se non si avviene entro la fine dell'anno ad avere l'agenda unica, che questi direttori generali non prendano il premio di produzione. Dopo 2 anni io credo che abbiamo la necessità di utilizzare le maniere forti per ottenere quello che in quest'Aula noi all'unanimità abbiamo votato, ma che per inerzia della Giunta, inerzia dei direttori generali, inerzia di Aria, non lo so, ci vorrebbe una commissione d'inchiesta per capire di chi è la colpa, ma almeno che non si diano i premi di produzione se non avremo l'attuazione di quello che è una legge, di una norma di legge che è stata approvata 2 anni fa all'unanimità nell'ambito di questo Consiglio regionale. Io credo che questo sia il minimo sindacale da portare a casa in una situazione di questo genere. Grazie. Prego. Grazie Presidente, mi scusi ma non mi ero prenotato precedentemente. Ma il nostro voto sarà contrario a questo progetto di legge. Innanzitutto, come è stato anche accennato dall'assessore Cattaneo, effettivamente
la pregiudiziale di costituzionalità era fondata, in quanto lo stesso assessore ha detto che la competenza è di tipo nazionale, quindi evidentemente c'è anche da fare i conti con una legislazione sopra la nostra, che deve essere il faro a cui noi ci dobbiamo evidentemente indirizzare, e che mi sembra troppo spesso si faccia un eccessivo ricorso a una legislazione che poi dopo contrasta con quella nazionale. Quindi evidentemente è importante un riferimento, un richiamo a quelli che sono i nostri principali obblighi. Dopodiché io trovo veramente incredibile che si facciano tutta una serie di leggi di semplificazione come questa e come quella di 2 anni fa, dove per l'appunto noi avevamo votato l'agenda unica all'unanimità e dopo 2 anni ancora non abbiamo niente. Mi chiedo cosa servono queste leggi di semplificazione se quando poi il problema non è la normativa, il problema è l'organizzazione di questa regione. Noi possiamo modificare tutte le leggi che vogliamo, possiamo anche migliorarle, ma se poi voi non siete capaci di attuarle, allora evidentemente il nostro voto non può che essere contrario, in quanto non è il problema la legge ma è l'organizzazione, e con il no noi diamo un no all'organizzazione e all'attività evidentemente di tutta questa regione. Grazie. Grazie.